Direttore, un appuntamento che si rinnova anche quest'anno, quali saranno le novità? Quest'anno la novità è che abbiamo intitolato il One Health Award a Crocevia Mediterraneo, cioè è un focus sulle problematiche sanitarie, di sanità animale, di sanità umana e ambientale, sul Mediterraneo. Perché il Mediterraneo? Il Mediterraneo è la nostra casa come paese, ma è la nostra casa in particolare come istituto. Noi lavoriamo nel Mediterraneo da più di 20 anni, direi 30 anni. Io sono di ritorno dalla Tunisia proprio da qualche giorno, dove abbiamo tre progetti attivi, perché ci occupiamo dello studio delle malattie infettive che non sono presenti nel nostro paese ma che lo saranno, e la storia ci insegna, da quello che abbiamo scoperto in questi ultimi anni, che quando una malattia è presente nel Mediterraneo arriva di conseguenza anche sulle nostre coste e invade poi tutta l'Europa. È già successo con la Blue Tongue, è già successo con la West Nile e probabilmente succederà con altri tipi di patologie, di malattie infettive. Potenzialmente sono previsti due ministri, purtroppo è successo quello che è successo e sicuramente il ministro Tajani sarà impegnato su altri fronti. Schillaci ha confermato la presenza, male che va ci sarà un collegamento diretto.